Salve amici, buongiorno. Io sono Alessandro e sono l'executive chef della catena Puglia Hotel. Oggi sono qui da casa come tutti noi e nel frattempo per passare queste giornate vi propongo una video ricetta di quello che poi andremo a realizzare quest'estate nelle nostre strutture alberghiere. Partiamo con un risotto con un capocollo croccante mantecato all'olio vivo con una crema di spinaci e salsa pomodoro. Come qua potete vedere, abbiamo dell'olio, il nostro capocollo, le salse pomodoro e spinaci, il capocollo croccante. Io per una questione di tempi ho già portato avanti quello che è una vigna. Andiamo con il riso, riscaldiamo una padella un po' di olio, versiamo della cipolla, lo facciamo soffriggere. Appena la cipolla si sarà imbiondita, versiamo il nostro riso. Io uso di solito un riso Carnaroli, però possiamo usare anche un Gallone Nano, un Arborio, uno Fino, qualsiasi tipologia di riso. Mettiamo il nostro capocollo. Continuiamo nella tostatura. Bagniamo con del vino bianco. Facciamo evaporare. Evaporare bene quello che è il riso. Appena evaporato il vino bianco, iniziamo con la cottura e bagnare, cuociamo con del brodo vegetale. Aggiungiamo sempre del brodo fino a cottura ultimata del riso. Allora, nel momento in cui il riso è arrivato a cottura, spegniamo e iniziamo con la mantecatura, come abbiamo detto, con olio evo. Facciamo rassettare un po', lo aggiustiamo di sale, come potete vedere che il riso è bello mantecato. Allora procediamo con l'impiattamento, prendiamo il piatto, diamo una spolverata di chili pepper per creare un contrasto con il bianco, prendiamo lo stampino, foderiamo all'interno con del capocollo che abbiamo fatto seccare in forno, prendiamo con delle decorazioni del pomodoro, spinaci, poi andiamo a inserire il nostro riso nello stampo, cercando di non far cadere all'esterno. Ok. Una volta che abbiamo messo nello stampo, delicatamente andiamo a estrarre, mettiamo delle puntarelle come decorazione, un altro foglio di capocollo croccante, se mai qualche altra goccia di pomodoro e spinaci.
Questo è il piatto. Grazie della vostra attenzione, vi aspetto quest'estate nelle nostre strutture.